Ben ritrovate alla nuova pagina di ispirazione per il mese di novembre. Una pagina delicata questa volta, una pagina con questa frase che mi ha colpito e che trovo bellissima per questo mese di novembre, che in genere è un po' triste, invece cerchiamo comunque di portare il sorriso dentro di noi. Normalmente uso questo pennello a ventaglio, spruzzo perché faccio proprio questa azione con il pennello, prendo un po' di colore e lo spruzzo così sul foglio e poi uso l'acqua. Dopodiché sono andata avanti in questo foglio, sempre foglio di acquerello, quindi abbastanza spesso, usando gli ink. Questa volta mi sono divertita usando gli ink. Questi sono, ho usato il giallo, ho usato il verde, ho usato il nero. Quindi ho cercato con questi ink, ma semplicemente proprio passandoli con delle piccole gocce e poi mi sono un pochino divertita con l'altro pennello a tirarli, a creare questo effetto. La stessa cosa l'ho fatto col nero. Ovviamente ho usato poco nero, altrimenti diventava troppo, ma volevo dare questa impressione di un novembre che non è ancora così tetro, non è ancora così, diciamo così, chiuso, ma ha ancora questi riflessi delle foglie, perché se noi guardiamo fuori ci sono ancora questi colori che sono molto autunnali, ma stanno scemando verso la mancanza di colore. Queste macchie di colore che vedete così luminose sono date dal Magicol, quindi da questa polvere, questo pigmento in oro, colore oro. Con il mio pennello e il colore acrilico ho scritto novembre. Ho usato qualche washi tape sulla mia pagina. E adesso vado ad aggiungere una frase. Adesso sto cercando in mezzo a tutti i miei fogli e foglietti. Ho trovato questa frase che mi piace moltissimo: stai ogni giorno con una risata felice. Questa mi piace, voglio che il mese di novembre sia dedicato un po' di più a quello che è stare nell'oggi. Infatti ho trovato anche questa piccola frase, questa dedica: fai contare oggi. E siccome tutte le mattine lo dico quando faccio il risveglio del mattino su Clubhouse, diciamo che il mese di novembre lo dedico in particolare a questo: stare con il sorriso nella giornata, contare sulla giornata. Con il gel vado a incollare praticamente la mia frase, in mezzo, così mi piace. Direi che ci siamo. Stessa cosa faccio per la frase, che adesso ha pensato bene di incollarsi dall'altra parte. Mettiamo un po' di colla perché non so quanto regge la colla che c'è. Ecco. Passo bene anche sopra. Ho completato la mia pagina con dei piccoli segni per dare così più rilievo ancora alla pagina. Ho usato qui per esempio una penna bianca, qui col pennarellino nero, anche qui. E ho completato con un altro pezzetto di washi tape, ho sottolineato questo sorriso, questa felicità che dobbiamo avere, che perlomeno per me è importante in questo mese, e mi auguro di avervi dato una bella ispirazione per la vostra pagina. Grazie come sempre che ci seguite nelle nostre pagine di ispirazione.
Vi auguro una buonissima giornata e alla prossima. Ciao! Di novembre. Ormai siamo quasi alla fine, poi ci mancherà il mese di dicembre e avremo completato tutti i mesi nella nostra agenda con i divisori. Questo mese ho deciso di proporvi un divisorio vicino al sistema dello scrapbooking. Novembre, come sapete, è un mese di passaggio, quindi veniamo da un punto di vista energetico da Samhain, questa porta che si è aperta, questo rinnovarsi, e ci prepariamo per il solstizio d'inverno, uno dei momenti più importanti dell'anno. Quindi novembre è un po' un mese di interregno, un mese in cui stiamo già cominciando anche a pensare a Natale. Ecco quindi che il mio scrapbooking, il mio divisorio con la tecnica dello scrapbooking è anche lui un modo per fare qualcosa di diverso dal solito. Spero che vi piaccia e che vi divertiate. Per la mia pagina scrap dell'agenda ho usato una serie di figure, di disegni. Vedete che c'è questo libro molto carino con tanti disegni che ovviamente poi taglierò in misura, degli adesivi sia in bianco che in nero, e delle bustine sempre con adesivi, guardate che carina questa con le donnine, dei pezzettini di carta pretagliati, il Liquitex, che è un gel comodissimo, il VersaFine colore marroncino e il suo apposito attrezzo per colorare e scurire. Per prima cosa ho ricavato una pagina in misura della mia agenda con questi fiorellini e un'altra con i fiori che mi piaceva molto. Incomincio scurendo i bordi in questo modo perché mi dà quell'effetto vintage che a me piace molto e che utilizzerò anche per gli altri ritagli che ho preparato. La stessa cosa faccio per la pagina in misura. Incoloro col gel, ma non incollerò tutto perché mi servirà sicuramente. Se voglio inserire qualche cosa sotto posso farlo, quindi mi limito a incollarne una piccola parte in questo modo. Controllo bene che tutto combaci e incollo. Passo ora a inserire questi due piccoli pezzi di disegni che anche loro scurisco e incollo. Faccio un piccolo bordo con il retro di questo disegno, che è un retro color rosa. Sapete che a me piace molto il riciclo, penso che lo riconosciate. Questo è un pezzo di una busta Amazon che ho scurito e che appoggio qui. Poi ho deciso di aggiungere un piccolo librettino, un librettino in cui si possono prendere delle note. Sapete che io spesso faccio i mini book, questo è proprio mini mini. Quando scuriamo è perché diamo maggior profondità a quello che stiamo incollando o inserendo.
e l'appoggio qui. Per il momento sto, a parte la prima parte che abbiamo visto, sto posizionando per controllare se davvero sono le posizioni giuste. Qui, penso di mettere questo fiore. Qui questo ovale. Questo lo sposto un po' perché voglio mettergli questa scritta leggerissima, molto carina, e questa figura. Procedo con una piuma che metto qui, una lettera, un messaggio misterioso. Questo lo metto qui. Qui ci metto un po' di musica. E un fiore. Procedo all'incollaggio, così poi finirò la mia pagina. Ecco i vari incollaggi che ho fatto. Ho rifilato le parti in eccesso, le ho lasciate invece fuori sulla destra, perché a sinistra va inserito nell'agenda e mi avrebbe dato fastidio. Non mi resta che prendere il mese di novembre e incollarlo qua. Aggiungere qualche scritta, come questa. E voilà, ecco la mia pagina finita. Ed ecco il mio divisorio stile scrap posizionato nell'agenda. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e cliccare sulla campanella. Vi ricordo il mio sito dove trovate sia la parte creativa che la parte spirituale e che sta scorrendo in sovraimpressione. Tanta luce a tutti!